Buonasera, benvenuti lunedì 18 maggio al nono e ultimo incontro del secondo ciclo di Sguardo al Futuro Interview. Ultimo incontro del secondo ciclo, ma non ultimo incontro del progetto. Come vi ho anticipato la scorsa settimana, abbiamo deciso di far seguire i cicli di Sguardo al Futuro Interview in modo ininterrotto, quindi oggi termineremo con questo nono incontro e daremo subito avvio al primo incontro del terzo ciclo che si terrà domani. Quindi oggi, lunedì 19 maggio, abbiamo un ospite che ci parlerà di un argomento particolare, non solo in questo determinato momento storico e quindi con la pandemia in corso, con il cambiamento in atto, un tema un po' particolare. Questo imprenditore, questo professionista che parlerà con noi questa sera rappresenta un po' una categoria particolarmente tipizzata dal punto di vista della professionalità. È una categoria di professionisti che di solito viene additata come a volte un po' come ciarlatani, a volte un po' come fannulloni. Ci sono un po' delle idee fisse su questo ruolo. Lui è una persona che ha saputo stravolgere proprio quella che è l'idea della professionalità nel suo settore. E ve lo voglio raccontare con un aneddoto. Qualche anno fa cercavo un ufficio per happiness training. E incappai in questo annuncio di questo ufficio meraviglioso in provincia di Bologna, così andai presso l'indirizzo indicato e dopo un po' di secondi arrivò in Harley quest'uomo con un casco, scese dalla moto quest'uomo, si tolse il casco ed era la persona che mi doveva presentare l'ufficio. Qui avete già capito la categoria, stiamo parlando dell'agente immobiliare. Ma da subito, parte la particolarità chiaramente dell'entrata in scena, questo professionista iniziò a farmi delle domande mirate. Che cosa cerca, dottoressa? In quante persone frequenterete l'ufficio? Come mai questa scelta? Come mai ha deciso di? E queste domande mirate, molto tecniche, molto specifiche, mi fecero capire che era effettivamente un professionista di un certo livello. Quando dopo qualche giorno andai a firmare la proposta in ufficio da lui, capii perché. Trovai attestati di corsi di formazione, trovai corsi di aggiornamento e iniziai a scoprire pian piano la persona, il cuore dietro il gran professionista. Quindi voglio presentarvi con noi questa sera Davide Schiavone e il titolo del suo intervento è proprio rappresentativo. Davide ci parlerà di scelte immobiliari fra testa e cuore. Ed ecco con noi Davide Schiavone. Ciao Benvenuto. Angela, ciao. Ciao Angela, grazie per l'introduzione e grazie per questa fantastica opportunità. E ringrazio la presenza anche di chi ci sta seguendo e per chi ancora non mi conoscesse, io mi chiamo Davide Schiavone e sono il titolare, insieme alla mia socia Arianna, dell'agenzia immobiliare Le Chiavi di Casa, che sì, è vero, ha sede a Bologna, ma ci occupiamo, abbiamo la possibilità di fare valutazioni di immobili e di intermediare immobili su tutto il territorio nazionale, ma poi magari ne parleremo dopo, da più di 22 anni ormai. Mi sentite, sì? Benissimo, Adesso ti sento, Angela, c'è stato un benissimo. momento che... Grazie mille. Dicevo, benvenuto Davide, e io ho già anticipato un po' la tua presenza, la tua professione, ma anche chi sei. E chiaramente vorrei che tu ti presentassi personalmente, dicendoci non solo che cosa fai e qual è la tua attività, come è strutturata la tua azienda, ma anche chi sei tu come persona. Allora, spesso mi viene da dire che sono agente immobiliare perché la mia professione la faccio con talmente tanto piacere e passione che è diventato, definirlo lavoro è quasi svilirlo. Io principalmente sono un marito, un papà di due bimbe bellissime, un appassionato di musica, calcio, moto. Chi più ne ha più ne metta, mi nutro di stimoli, ho bisogno di avere tanti stimoli. Stiamo anche pensando di avere dei gatti, ma poi questo è un altro discorso. Ne parlerò un'altra volta. Chi sono? Sono una persona che ha la costante ricerca di stimoli, Angela. Per questo motivo, anche a livello professionale, faccio tantissima formazione.
perché credo che per riuscire a dare un servizio di qualità elevato bisogna stare neanche al passo con i tempi, bisogna anticipare i tempi. E per riuscire ad accompagnare il cliente, perché faccio l'agente immobiliare? Perché per sentirmi quel grazie lì alla fine, quando hai venduto, hai affittato la casa, quando hai spostato un nucleo familiare da un'abitazione all'altra, è un'assunzione di responsabilità molto, molto elevata. Per quello che cerco le sfide importanti, in questo caso la sfida è soddisfare un nucleo familiare, soddisfare un professionista che si sposta da una città all'altra, insomma, mi nutro di questo, mi piace. Molto bello. Tu prima stavi dicendo, Davide, voi avete la società, l'agenzia, con una sede a Bologna, ma anche un'altra sede in Romagna, e operate in tutta Italia. Ci spieghi un pochino meglio come è strutturata? Sì, partendo dal presupposto che crediamo tantissimo nel lavoro di squadra. Tant'è vero che siamo una società, abbiamo una dipendente, un collaboratore, siamo alla ricerca di un altro collaboratore. Da punto proprio di vista pratico, cerchiamo innanzitutto, quando c'è il primo contatto con il cliente, spesso non parliamo neanche di casa, parliamo del cliente. Qual è l'esigenza che l'ha portato a pensare di intraprendere questa azione? Per quale motivo vuoi cambiare la tua situazione abitativa? Quindi cerchiamo di entrare nello specifico. Dopo 4-5 domande il cliente inizia a chiedere ma io vorrei vendere casa, oppure io vorrei vedere quella casa. Spesso dopo qualche domanda in più già ci dicono adesso ho capito perché mi stai facendo queste domande, non ci avevo pensato neanche io. Quindi cerchiamo di partire dall'origine, dalla base, dalla motivazione che sta dentro il cliente, non parlare dell'immobile. Per noi questo è il servizio condiviso a livello di valori con la nostra società e condiviso anche con tantissimi altri colleghi presenti sul territorio nazionale, che ho avuto la fortuna di incontrare, conoscere, fare seminari durante le sessioni di formazione, e ho trovato tanti colleghi che hanno la stessa nostra visione, cioè offrire una consulenza. Questo mi permette di seguire un cliente anche se magari geograficamente sono impossibilitato. Quindi diciamo che abbiamo puntato sulla rete, sulle alleanze, sul lavoro di squadra, cercando e collaborando con altri professionisti dello stesso settore in ottica di lavoro di gruppo e non concorrenza e non ostacolo. Questo è molto interessante. Io un po' come anticipavo all'inizio, chiaramente in modo scherzoso, ho avuto e ho ancora altri clienti nel settore dell'immobiliare e so che c'è un po' quest'idea di fondo dell'agente immobiliare come una persona che non svolge una professione qualificata e certificata, un'idea che tu in modo molto ironico ma allo stesso tempo professionale, scherzoso ma allo stesso tempo con grande controllo riesci in qualche modo a cambiare, a trasformare. E io stessa, come dicevo all'inizio, ho avuto la riprova quando ti ho potuto incontrare da io cliente, dopodiché abbiamo iniziato chiaramente anche a collaborare, noi abbiamo fatto formazione dalle parole di Davide, chi ci conosce, chi segue il metodo Happiness Training, ascolta e comprende subito qual è l'importanza che Davide dà al suo lavoro, ovvero ascoltare, conoscere, recepire le reali esigenze del cliente. E cedendo le reali esigenze del cliente, quindi superando le aspettative, si può dare, come fa Davide, un servizio di grande qualità. Mi interessava però, Davide, capire, nel tuo caso, quando si tratta di accompagnare fisicamente il cliente a vedere l'immobile, accompagnare fisicamente l'acquirente a vedere l'immobile, come hai fatto a gestire la situazione di impasse che c'è stata in questi 2 mesi? Ci racconti un po' di azioni vincenti? Sì, allora, in realtà abbiamo prevenuto. Grazie per avermi fatto questa domanda, Angela, perché è contemporanea, ma già da qualche anno ci siamo detti in ufficio: ma è possibile che
oggi con il livello di tecnologia che c'è non siamo in grado di far stare comodi i nostri clienti da casa loro, almeno per un primo approccio. Quindi ci siamo dotati di strumenti strumenti che ci permettono di fare un tour virtuale, ma la parola è fuorviante perché sembra qualcosa di non corrispondente alla realtà. Il tour virtuale è semplicemente perché non toccano con mano i muri, ma abbiamo un sistema di una macchina fotografica che ci permette di comprimere le immagini e poi ridistribuirle in una perlustrazione proprio dell'appartamento, stando comodamente a casa propria, senza perdere un angolo, senza perdere un centimetro quadrato dell'abitazione, facendo vivere l'emozione dell'appartamento, della casa, della villa, dell'affaccio sul giardino. Quindi trasferiamo la percezione che il cliente avrebbe anche se fosse lì fisicamente, come se fosse lì fisicamente. Quindi questa cosa abbiamo cercato di anticiparla nell'ottica di diamo un servizio di comodità, perché noi vendiamo un servizio, Angela. A differenza di come quando mia figlia doveva fare il compito a scuola e disse: descrivete i lavori di mamma e papà. Il lavoro di mamma è tutta una sigla in inglese, non si capisce niente, quindi è andata su papà. Papà vende le case. No. L'ho ripresa immediatamente, ho detto: papà non vende le case, papà aiuta le persone a trovare o a vendere la casa. Quindi papà vende un servizio. Dato che vendiamo un servizio, cerchiamo costantemente di implementarne i contenuti tecnici per far stare comodi i nostri clienti. Quindi già pre-COVID, ma già da qualche tempo, ci siamo dotati di strumenti che ci permettono di fare valutazioni precise degli immobili senza avere la necessità di vederli fisicamente e di contro, per illustrare poi quello che abbiamo acquisito, abbiamo questa una serie di strumenti, tra cui quello principale, quello trainante, è Virtual Tour. Non ti nego che mi sto cimentando anche in video formato inviato speciale, per dare un taglio un pochino più simpatico, perché comprare casa deve essere un momento di gioia, deve essere un momento bello, impegnativo, che ha dei passaggi delicati, seri, ma deve essere una cosa bella. E quindi abbiamo già fatto un test che sta dando dei risultati eccellenti, quindi vado io in prima linea, come se fossi un inviato speciale, a presentare e descrivere l'immobile. Quindi è un servizio aggiuntivo che va a dare un po' di umanità a quello che magari può essere il virtual tour, che è freddo, che è una sequenza di immagini. Vai con l'Harley anche adesso? Quando non vedo l'ora di tirarla fuori dal garage. Ormai mancano poche ore, poche ore. Potrebbe essere un'idea, per un video che nasconde la tua vera natura. Molto interessante, sintetizzando la domanda 2, no? Che poi è la domanda tecnica, cioè dove noi chiediamo all'imprenditore quali sono le azioni pratiche che lui ha messo in atto per superare un momento di difficoltà, crisi, cambiamento. Davide risponde: ho anticipato il cambiamento. In che modo? Iniziando già da prima a mettere in atto delle azioni pratiche che potessero portare il potenziale cliente, il potenziale acquirente a comunicare con me da remoto. Quindi ho iniziato tutta una serie di implementazioni che permettono alla persona di visitare la casa dei suoi sogni o l'ufficio dei suoi sogni seduto a casa con la propria famiglia, con i propri soci. Quindi sicuramente un'idea vincente, sicuramente un'idea che nasconde anche una, diciamo, un andare avanti a livello di tecnologia, quindi un aumentare le tue conoscenze tecnologiche, un lanciarti anche nel mondo dei video e delle foto, come ben dicevi. Sono idee innovative. Tu già hai manifestato la tua innovazione nel vendere gli immobili. Io so che tu fai dei servizi, diciamo, non convenzionali nel momento in cui vendi l'immobile, giusto? Sì, cerchiamo di integrare quelli che sono i servizi, non limitandoci alla pura intermediazione.
Così come c'è la volontà di far stare comodo il cliente a casa propria per prendere visione, o meno la prima visione dell'immobile, abbiamo la possibilità poi di fornire contatti con professionisti selezionati da noi per quanto riguarda la consulenza per l'accesso al credito, per quanto riguarda una consulenza per la progettazione di interni. Quindi ci avvaliamo di tutta una serie di professionisti che ci possono garantire la serenità del nostro cliente. Sono professionisti che lavorano con noi da anni, poi ovviamente il cliente è libero di chiedere una seconda opinione, ci mancherebbe altro, però più delle volte devo dire che poi si affidano ad un unico interlocutore. Noi diventiamo il punto di riferimento per i nostri clienti, per le famiglie dei nostri clienti. Arrivano a un punto in cui ci chiedono cose che non c'entrano, magari non hanno stretto contatto con l'immobiliare, però, che ne so, hanno bisogno di una consulenza tributaria, mi chiedono se conosco un commercialista, se mi chiedono se hanno bisogno o voglia di implementare la loro formazione, e ovviamente il nome che ne esce è uno solo. Grazie, sei molto gentile. Quindi abbiamo già due punti di forza. Uno è la capacità di prevedere un'ipotesi di crisi o di cambiamento, di trasformazione, anticipando quelle che possono essere le nuove scelte di mercato e di business. L'altra è quella di lavorare in squadra. Prima abbiamo detto che tu già lavori in alleanza con altri professionisti del tuo stesso settore, ora evidenziamo come all'interno della tua rete non ci sono solo professionisti del tuo stesso settore, ma ci sono persone di fiducia da te già testate di altri settori, finanziario, marketing, arredo, formazione, persone che tu garantisci personalmente, di modo che il cliente finale possa avere in te un unico punto di riferimento. Sì. Questo è straordinario, e questo si coglie all'interno di quella che è la capacità che tu hai, Davide, in particolare, di cogliere le reali esigenze delle persone che interagiscono con te. È di sicuramente un punto di forza straordinario. Quindi invito le persone che ci stanno ascoltando, adesso leggiamo un pochino di commenti, vedo che qualcuno si sta collegando adesso in questo momento, abbiamo con noi Davide Schiavone, imprenditore, agente immobiliare, che ci sta parlando di scelte immobiliari tra testa e cuore, ed in particolare ci sta parlando della sua capacità di muoversi all'interno del mercato immobiliare tramite una rete di alleati sia del proprio settore sia di altri settori, cogliendo sempre, sottolineando e dando forza a quelle che sono le esigenze del cliente e lavorando in ottica di anticipazione, quindi cercando di prevedere quelli che sono i cambiamenti, anche quando si tratta di cambiamenti forti. Quindi questo è un po', se intanto chi si sta collegando adesso vuole farci qualche domanda, se vi interessa sapere di più su Davide Schiavone, su come lavora, su chi sono le chiavi di casa, su chi è il suo team, scriveteci pure e noi rispondiamo volentieri. Intanto leggo un po' di commenti prima di passare alla terza domanda. Abbiamo Maurizio Riguzzi che saluta, Francesco Costanzini, Marica Massa, grande Davide, grande professionista, buonasera Angela, ciao Davide, buonasera a tutti, Marta Carravieri, Daniel Machado, che bell'uomo! Ehi, chi è questa Daniel Machado? È un cliente che è rimasto folgorato dai miei servizi professionali. Mi capita spesso, Angela, guarda, Daniel è veramente un caro amico, non è così inusuale. In questi oltre 20 anni ho instaurato tanti rapporti di amicizia, vera amicizia, con dei clienti. Siamo entrati a livelli diversi. In alcuni casi dobbiamo andare a pensare come abbiamo fatto a conoscerci. Ah già, perché mi hai venduto casa, avevo bisogno della consulenza, dovevo prendere una decisione. Quindi non è così inusuale. Saluto Daniel, che è una persona brillante. Insomma, è uno dei miei cari amici e è nato un bel rapporto. Molto bene. Allora, Daniel, piacere di essere, piacere di conoscerti e benvenuto. Se vuoi fare qualche domanda tecnica, Daniel, così vi sentiamo Davide cosa risponde. Intanto abbiamo anche Paola Grappi.
Davide è una certezza, davvero in gamba, preparato e veramente sul pezzo. Paola, come me, è cliente anche lei di Davide Schiavone, perché chiaramente sapete già la nostra filosofia è di riuscire il più possibile ad acquistare servizi dai nostri stessi clienti, quindi clienti che si avvalgono della formazione di Happiness Training diventiamo poi a nostra volta loro clienti, perché ci piace anche rafforzare la rete dei nostri imprenditori, gli imprenditori che seguono i nostri corsi di formazione, e riuscire a scambiare forza tra di loro. E Paola è un'altra persona estremamente soddisfatta del lavoro di Davide. Poi abbiamo Paolo Giacopini, grande Davide, se tutti i colleghi fossero come te il nostro mestiere sarebbe ancora più bello. Paolo, un collega anche tu? Benvenuto. Mi lusinghi, Paolo. Mi Qual è la tua zona, Paolo Giacopini? Se vuoi fare anche tu qualche domanda, volentieri. Poi abbiamo Francesco Costanzini. Davide, hai parlato di responsabilità ed è un aspetto che mi piace tantissimo e che dimostra la tua sensibilità e professionalità. Puoi dire a tua figlia che vendi dei sogni, perché la casa, in fin dei conti, molto spesso corrisponde a quello. Grazie Francesco. Francesco, poi sappiamo dall'intervento che ha tenuto qui per Happiness Training che ha tra le sue parole chiave proprio la responsabilità, quindi un uomo che tiene tanto alla responsabilità. Grazie Francesco, bel commento. Abbiamo ancora Maurizio Riguzzi. Certo che vendere un servizio è decisamente più impegnativo ed appagante che vendere un oggetto. L'oggetto ha un termine, un servizio cambia costantemente. Ottima considerazione, grazie Maurizio. Ecco qui Daniel che ci fa la domanda, te la lascio per ultima, così leggiamo un altro commento. Michela Masi: ciao Davide e Angela, finalmente un immobiliare atipica rispetto alla concorrenza, ma in realtà così deve essere. Grazie Davide Schiavone. Grazie Michela. Daniel, come si fa a passare da un mercato come quello di Bologna a Bagnacavallo e cosa si prova? Rispondiamo alla domanda. Grazie per la domanda, Daniel. Anni di allenamento per l'agente immobiliare, ho imparato una cosa: tutte le mattine ricomincio da capo. L'abitudine a ricominciare da capo tutte le mattine mi ha dato la serenità e la facilità nel fare l'agente immobiliare in varie zone d'Italia. Come ben sai, Daniel, io sono lombardo di origine, per tanti anni ho aperto la mia prima agenzia a 23 anni, dopo 2 anni di esperienza, ho preso l'abilitazione nel 98, ho fatto un po' di gavetta, come si dice, dalle mie parti, in provincia di Milano, in provincia di Bergamo, sul lago di Garda, in città a Bologna, in provincia a Bologna. Spesso mi è capitato di andare a contattare i colleghi le prime volte che andavo in un territorio nuovo per chiedere gli usi e le consuetudini del territorio, le modalità di approccio. Negli anni invece ho capito che gli usi e consuetudini sono i miei e li presento alla realtà nuova in cui vado a lavorare. Li presento, offro un pacchetto che racchiude i piani di azione, i contenuti, le modalità di lavoro, a prescindere da poi come si è abituati in quel territorio. Ma se c'è chiarezza e se c'è la voglia di far sentire la persona che si ha davanti importante, non c'è Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, c'è la volontà di aiutare il cliente dall'altra parte. Io ho imparato questo. E quindi prescinde dal luogo geografico di dove svolgo l'attività. Anzi, è stata una grandissima ricchezza poter fare l'agente immobiliare in varie località d'Italia. Ho imparato tantissime cose e per poter poi dare il meglio a Bagnacavallo. Molto bella la tua risposta, soprattutto mi piace quando dici tutte le mattine ricomincio da capo. E mi dai il là per l'altra domanda, perché per ricominciare da capo per tutte le mattine immagino che serva una passione grande, una motivazione grande, qualcosa di forte che ti spinge. Se tu dovessi dirci qual è il tuo sogno, qual è il tuo scopo di vita, il tuo perché lo fai? E nel farti rispondere, Davide, io esco dallo schermo così ti lascio parlare con forza di questo messaggio di cuore che ci dai. Lo faccio per due motivi, testa e cuore.
Sicuramente interpreto il lavoro come un tramite per raggiungere degli obiettivi personali, però per me la scelta è stata di fare un lavoro che mi piacesse, il mio lavoro, dove ci devo mettere la passione. Quindi lo faccio perché ho delle ambizioni professionali, ho un credo professionale, sono convinto di fare il lavoro più bello del mondo e sono convinto che si possano ottenere tantissime soddisfazioni personali, non professionali, facendo il professionista con giudizio. È un lavoro che mi può dare la possibilità di gestire il mio tempo. Poter gestire il mio tempo vuol dire dedicarmi al ruolo di marito e papà. Altri lavori dove magari ci sono degli schemi più rigidi vincolano la settimana lavorativa. Quindi perché lo faccio? Lo faccio per una molteplicità di fattori. Perché mi dà la possibilità di non avere uno stipendio fisso e magari a volte mi dà la possibilità di non guadagnare nulla per un mese. Poi magari il mese dopo si guadagnano altre, si recupera il mese. L'importante, Angela, e chi sta ascoltando, quello che mi sento io è avere un obiettivo chiaro. L'obiettivo chiaro io ne ho due, uno professionale e uno di vita privata. Quello professionale mi serve per consolidare quello della vita privata, ma uno non prescinde dall'altro. Nella scala dei valori per me prima di tutto viene la famiglia, quindi l'obiettivo mio principale è garantire una serenità alla mia famiglia, garantire l'istruzione alle mie figlie, ma allo stesso tempo, dato che dedico veramente tante ore della giornata al lavoro, devo fare una cosa che mi piace, devo fare una cosa che mi permetta di consolidare la mia identità professionale e di ricevere tanti grazie dei miei clienti. La cosa che mi dà maggiore gratificazione è quella lì, potermi rendere utile a servizio, quindi della famiglia e quindi dei miei clienti, dei miei collaboratori, della mia socia. Questo è il motivo per cui lo faccio, per cui tutte le mattine ho voglia di mettermi in moto, telefonare, mandare mail e fare tutte le attività, le iniziative che quotidiane di un agente immobiliare, di un socio, di un collega. Alla fine sono due obiettivi ma che convergono, quindi mi piace rendermi utile, sentirmi poi grazie lì alla fine è la cosa che proprio mi piace. Una vera risposta tra testa e cuore, insomma. Difatti tu ti sei presentato ad inizio intervista dicendo: sì, sono imprenditore, sono anche padre, sono anche marito. Quindi, tra l'altro, sei circondato di donne perché hai due figlie femmine, la tua socia è femmina, quindi proprio immerso, un beato. Così dicono. Così dicono. Direi che in questa risposta comunque emerge effettivamente la parte, ecco, diciamo più emozionale, dove per svegliarmi tutte le mattine, per poter ricominciare da capo tutte le mattine, è vero, devo amare quello che faccio, ma devo sapere che ho delle altre priorità e degli altri ruoli che, come nel caso di Davide, sono ruoli ugualmente importanti e concorrono al benessere totale non solo di me stesso, ma di tutta la mia famiglia e delle persone che mi stanno vicino. E a volte, sai, noi ci dimentichiamo, e Davide, anzi, grazie per questa risposta, perché ci aiuti a ricordare che noi ci dimentichiamo che l'imprenditore o l'imprenditrice è prima di tutto un uomo e una donna. Quindi è vero che c'è la mia azienda, è vero che ci sono i miei collaboratori, è vero che ci sono i miei clienti, ma c'è anche una mia famiglia, c'è un partner, c'è un compagno, una compagna, una moglie, per i più fortunati dei figli. E poi ci sono anch'io, con i miei valori, i miei ritmi, i miei tempi di automiglioramento, le attività che dedico a me stessa, le attività di piacere, le attività di crescita. E con questa bella risposta, Davide, ci aiuta a ricordare che stiamo parlando sempre di esseri umani. Dietro un imprenditore c'è sempre un essere umano. Molto bella questa risposta che hai dato, è molto completa.
Sicuramente ci siamo detti già tante cose. Abbiamo parlato dell'importanza del mercato immobiliare che cambia e cambia diventando sempre più online, non solo adesso che c'è la pandemia, sarà così anche domani. Questo facilita la scelta della propria casa o del proprio ufficio o di qualsiasi scelta immobiliare si voglia fare. Abbiamo parlato di quanto è importante trasformare una professione da vendita di prodotto o servizio ad attività di consulenza, affiancamento per aiutare la persona a fare le scelte migliori. Scelte che siano il più possibile a 360 gradi e per questo Davide sceglie di circondarsi di alleati, non solo del suo settore in altre parti d'Italia, di modo da arrivare capillarmente col suo metodo di lavoro in tutta Italia e non solo Bologna e Bagnacavallo dove ci sono le due sedi dell'azienda, le chiavi di casa, ma anche in altre regioni più lontane. E sceglie di circondarsi anche di alleati, di professionisti nel settore di fiscalità, finanza, mutui, prestiti, commercialisti, avvocati, formatori, esperti di marketing. Questa è una scelta vincente. Ci ha poi parlato del cuore dietro l'imprenditore, la famiglia, le figlie, la moglie, la scelta di far crescere anche la sua città da un punto di vista umano, non solo professionale. Sono tanti splendidi argomenti. Se io ti chiedessi ora di fare una sintesi di tutti questi argomenti e provare a racchiudere in tre semplici parole quelli che sono i tuoi tre elementi vincenti, quali sono queste tre parole? Credo che prima di cominciare a correre bisogna sapere in che direzione andare. Quindi avere un obiettivo chiaro. Poi fondamentale è la perseveranza per raggiungere l'obiettivo. Ma se l'obiettivo è chiaro, la perseveranza diventa un allenamento quotidiano. Legato a, quindi, raggiungere l'obiettivo, un po' di innovazione male non fa, perché magari mi aiuta a migliorare il mio modo di correre se mi compro delle scarpe più performanti. Quindi sicuramente sapere dove andare, lavorarci quotidianamente e avvalersi di strumenti che consentano il raggiungimento dell'obiettivo. Poi, se a fianco c'è qualcuno che vuole correre insieme a noi, diventa anche più piacevole la corsa. Quindi è un invito al reclutamento, abbiamo detto prima che cerchiamo nuovi collaboratori, quindi un invito. Se condividi queste tre parole, obiettivo chiaro, perseveranza, innovazione, e io che conosco Davide so che lui direbbe, se hai sempre sognato di fare l'agente immobiliare fin da bambino, tutti i colloqui di selezione di Davide Schiavone, le chiavi di casa, sono così. Se non sognavi di fare l'agente immobiliare da bambino, no, Scherziamo chiaramente per far vedere, come abbiamo detto prima, intanto lasciamo ancora le tre parole e le riprendiamo fra un attimo, per far emergere prima la natura scherzosa, simpatica, allegra dell'essere umano dietro il professionista e l'imprenditore, quindi la parte giocosa di Davide, che come vediamo dai suoi stessi clienti che ci commentano qui e ci seguono, è una parte che rafforza ancora di più la sua professionalità, perché diciamoci la verità, e noi che ci siamo chiamati Happiness Training lo sappiamo bene, lavorare con un sorriso, con una battuta, con una nota scherzosa rende tutto più semplice, più leggero, e il lavoro non smette di essere più efficace, anzi delle due diventa ancora più forte, perché un messaggio trasferito con un sorriso, con una battuta e in modo giocoso sicuramente arriva con più forza. A noi non piace essere arrabbiati. E poi sappi, Davide, che questo discorso che hai fatto sui gatti verrà utilizzato contro di te. No, dobbiamo fare altre due puntate. Faremo altre due puntate. Davide si è presentato a me dicendo di essere allergico ai gatti, quindi voglio capire quale magiche ricette le sue bambine hanno messo in atto per farli trasformare in opinione. Il primo test è andato male. Esatto. È andato male per me. ai quindi significa che avete già sperimentato con un gatto e non sei allergico? No, ho sperimentato e io e il gatto non possiamo convivere nello stesso ambiente, ma perseveriamo per raggiungere l'obiettivo.
Molto bene, quindi abbiamo detto le tre parole chiave sono obiettivo chiaro, sapere esattamente qual è la tua direzione, perseveranza, non mollare, anche quando ci sono delle difficoltà, anche quando ci sono dei cambiamenti, vai avanti, non mollare, e innovazione, la capacità di prendere un settore e trasformarlo, la capacità di usare un modello e trasformarlo in modo creativo e costruttivo. A questo punto qui siamo quasi arrivati alla fine, mancano ancora due domande. Io chiedo alle persone che ci stanno ascoltando di fare domande a Davide Schiavone. Volete chiedere, sapere di più come ha fatto nel pratico a trasformare l'attività di agente immobiliare? Come fa a seguire i suoi collaboratori nelle diverse zone d'Italia? Come fa a cercare gli alleati ed in base a che cosa li sceglie? E anche, perché no, che tipo di nuove persone sta reclutando per la sua azienda? Fateci domande, così ci date la possibilità di rispondere in diretta e possiamo dare, diciamo, spazio a quelle che sono le vostre curiosità di qualsiasi tipo, riferite chiaramente a quello che è il settore di Davide Schiavone, il settore immobiliare, ma anche, perché no, se ti interessa sapere come lui fa a conciliare il lavoro con la vita privata, è chiaro, una vita che adesso si è un po' regolarizzata, ma Davide è un professionista che è sempre uscito di casa alle 6 del mattino, rientrando a volte anche oltre le 8 di sera, quindi anche capire in quei momenti lì come ha fatto a conciliare, a gestire lo stress, se volete saperlo scriveteci. Una delle risposte sicuramente è che hai delle brave formatrici, quindi grazie Paola Grappi, che è una delle formatrici che segue Davide Schiavone, quindi per Happiness Training. Intanto, anche successivamente, se ascolti questa intervista quando sarà registrata, quando sarà già sul sito e ti interessa fare delle domande specifiche o ti interessa capire come Davide Schiavone valuta lui con il suo metodo gli immobili, scrivici pure direttamente su marketing@happinesstraining.it oppure chiamaci 051 411 9575, saremo felici di risponderti e anche di metterti direttamente in contatto con Davide. Se per esempio vuoi vedere un tour virtuale di un immobile che ti interessa o stai pensando di cambiare casa, ci puoi scrivere in qualsiasi momento, noi ti metteremo in contatto direttamente con Davide. Intanto iniziano ad arrivare delle domande. Paolo Giacopini chiede: ti è mai capitato un cliente impossibile? Se sì, come lo hai gestito? Intanto ti faccio rispondere a questa, poi leggo le altre domande. Paolo, cerco di interpretare il tuo impossibile. Paolo è uno stimatissimo collega di Bologna. Impossibili sono quei, potrebbe essere il cliente che magari fa troppe richieste. Se fa troppe richieste c'è da tornare con lui e fare un passo indietro, cercando di capire e facendogli evidenziare qual è la sua esigenza primaria, ma lo deve dire lui, quindi facendogli tante domande, anziché la tendenza a un cliente che fa tante richieste è quello di assecondarlo perché almeno ce lo leviamo. Invece è un, io lo interpreto come una richiesta di aiuto, una persona che mi fa tante richieste. Quindi cerco di capire qual è la fonte del suo bisogno, perché evidentemente ha bisogno di essere ascoltato. Il cliente impossibile può essere quello che accampa scuse perché non vuole aprirci la porta per semplicemente conoscere le tecniche che utilizziamo per vendere gli immobili, non vuole conoscere la nostra presentazione. Quindi anche in quel caso le obiezioni che ci vengono date, le obiezioni sono delle paure di qualcosa che non si conosce. Cerchiamo di farlo sentire importante, cerchiamo di far emergere anche in questo caso il bisogno. Quindi ogni cliente impossibile, più è impossibile, più io lo vedo come un cliente che mi sta tendendo la mano, che mi sta chiedendo aiuto. Quindi cerco con lui di parlare di altro, cioè di lui e non delle sue esigenze abitative. Come mai ha questo atteggiamento? Che cosa gli piacerebbe cambiare nella sua situazione attuale, che magari gli porta della serenità? È una risposta molto completa, grazie Davide, e tra l'altro ci aiuta a mettere in luce
quanti sono i punti di vista che noi possiamo avere sui clienti, sul mercato, sul lavoro? Cioè, mi piace questa domanda, anzi già Paolo Giacopini, se sei collegato e vuoi darci una tua considerazione ulteriore, ovvero che cos'è per te il cliente impossibile? Questo ci aiuta a capire che ci sono infiniti punti di vista su un'unica considerazione. Cliente impossibile può essere colui che ti ostacola, colui che ti provoca, colui che va a stimolare, a stuzzicare, a provocare le tue aree di miglioramento, dei tuoi punti di debolezza, oppure il cliente indeciso, insicuro. Che cosa significa? Giusto? Mi piace lavorare così con i punti di vista e chiaramente chi conosce il modello Happiness Training, anche ascoltando le parole di Davide Schiavone, emerge nella sua professionalità, che sicuramente è stata coltivata e rafforzata nel tempo, emerge proprio l'attenzione e la cura della conoscenza. Sappiamo che riuscire a cogliere le esigenze del cliente fa la differenza. Sappiamo che porci in maniera causativa e quindi domandarci che cosa stiamo facendo noi per rendere quella trattativa un po' più complicata o quell'acquisizione un po' più difficile, ci aiuta ad uscire fuori dall'impasse e ad assumere un punto di vista da causa e non da effetto. Quindi Davide, io ti ringrazio perché stai dando delle risposte assolutamente complete e trasversali che aiutano anche a mettere in evidenza la forza che si ha quando noi assumiamo un punto di vista da causa e ci mettiamo in discussione. E tu, nel metterti in discussione, sei veramente un grandissimo professionista, un grandissimo imprenditore, e sono certa che questo è uno dei tuoi segreti del successo. Prima di continuare, io continuo con le domande delle persone che ci ascoltano. Abbiamo Andrea Bevilacqua. Andrea, bentornato. Andrea Bevilacqua è un altro imprenditore, lo abbiamo già ascoltato con noi, l'innovatore anche lui. Andrea Bevilacqua è un imprenditore del Sud che ha creato un settore, ha creato il settore delle macchine agricole usate, è uno scrittore, adesso sta per scrivere il suo terzo libro, quindi anche lui rappresenta con forza l'innovazione. Andrea, se vuoi fare una domanda a Davide, ti rispondiamo volentieri. Abbiamo Paola che ci fa una domanda di parte. Grazie Davide per ricordarci l'importanza dei valori. Molte volte non la si considera. Tu ritieni che possa essere utile una formazione dedicata anche alla scala dei valori, che poi è una delle formazioni che noi con Happiness Training facciamo? E chiede ancora, potrebbe essere una scelta vincente che divenga fonte di benessere e realizzazione ad ogni livello della nostra vita? Prego Davide. Andrebbe insegnato a scuola, alle elementari, piuttosto che imparare calcoli che sono fondamentali per la crescita, ma imparare cose esterne a noi, sarebbe fondamentale avere un percorso di crescita interno a noi. Probabilmente arriveremmo a dover scegliere poi che tipo di scuola scegliere con una maggior consapevolezza. Se qualcuno ci insegnasse a fare dei percorsi un pochino più intimi. Credo che un imprenditore che abbia deciso di vendere un servizio debba innanzitutto acquisire gli strumenti per imparare a conoscere meglio se stesso, per poi imparare a conoscere meglio l'intimo del cliente che ha davanti. Però prima di permettersi di pensare di entrare in empatia, bisogna conoscersi un po' prima noi, se no diventa un po' complicato, se no diventa presunzione poi. Quindi dovrebbe essere insegnato a scuola. Grazie Davide, confermiamo, tra testa e cuore è fondamentale essere degli imprenditori strutturati che sappiano esattamente dove andare e come si fa il mestiere. È fondamentale avere un cuore fatto anche di valori, quindi grazie, ottima risposta, bello Davide. Abbiamo Maurizio Riguzzi. Maurizio, rimani con noi fino alla fine che poi ti presenterò. Cosa cambia oggi nel rapporto fra venditore e cliente tenendo presente l'ingerenza del fai da te, dato che adesso tutti sanno di tutto? Ottima domanda, grazie Maurizio. Grazie Maurizio. In 22 anni che faccio questo lavoro, ma l'ho cominciato 23 o 24 anni fa, ho cominciato a fare questo lavoro quando i cellulari non c'erano, internet non c'era, c'era scritto nei cartelli telefonare orari pasti, e
Poi è arrivato internet, poi sono scomparsi, stanno scomparendo i giornali cartacei, l'accesso alle informazioni è cambiato, c'è la volontà di fare intermediazione sfruttando semplicemente delle vetrine, ma in quel caso vuol dire mettere al centro dell'attenzione il tornaconto e il prodotto. Se si continua a perseguire l'obiettivo di offrire un servizio di eccellenza, non ci possono essere, non temiamo la presenza di player nuovi che hanno filosofie mirate alla produzione di numeri, perché in questi anni io sto percependo un ritorno alla persona. I clienti vogliono essere presi per mano, ma hanno paura. Facendo un percorso insieme a loro, si arriva al punto in cui la mano viene tesa e vogliono fare il percorso insieme. Quindi il fascino che ha avuto i nuovi strumenti tecnologici che hanno portato a far sì che tutti diventassero tuttologi, io sto avvertendo, Maurizio, un ritorno, un reflusso di questa ondata, e sto sempre più percependo, confrontandomi con professionisti di altri settori, perché se il cliente, l'utente finale, ha una serie di professionisti che gli possono garantire consulenza su vari settori, il cliente non accende neanche il telefonino per cercare l'informazione, per navigare alla ricerca dell'informazione, perché non ne conosce la fonte. Quando invece ha delle persone di riferimento di cui si fida, chiama direttamente, telefona direttamente. Quindi c'è un ritorno, e io credo fortemente, ma molto serenamente, che il nostro lavoro fatto con giudizio e orientato alla qualità del servizio continuerà per tanto, tanto, tanto tempo. Bella risposta, e soprattutto mi piace che ancora una volta emerga il dipende da te, cioè se la persona si fida o non si fida di te dipende dal tuo modo di tendere la mano. Usi questa immagine molto bella che dà proprio l'idea dell'accompagnamento, della cura, dell'attenzione. Mi importa di te, potenziale acquirente, potenziale cliente, mi importa di te come persona. E vedi che ancora una volta un approccio del dipende da me, sono causa, non sono effetto, fa la differenza, perché ti aiuta ad essere sicuramente proattivo e ti spinge a trovare delle soluzioni a qualsiasi situazione, anche quella che sembra più complessa. Leggiamo ancora un'ultima domanda e poi ci avviamo verso la chiusura. Fabio Ortile, il nostro partner di Kronos Media: si vede che lei è un bravo consulente. Con Happiness Training si arriva a migliorare sempre gli imprenditori. Grazie Fabio. Selezioni per caso anche i clienti oltre ai collaboratori? Usi l'istinto o hai qualche tecnica scientifica che vuoi condividere? Grazie Fabio, bella domanda. Sì, selezioniamo i clienti, Fabio, nel senso che gli facciamo delle domande per cercare se alla base c'è un progetto concreto. Lavoriamo solamente con clienti che hanno un progetto concreto. Che sia venditore o che sia acquirente. Non dimentichiamoci che noi vendiamo un servizio a due figure che hanno interessi contrapposti. Se non conosco esattamente il progetto di uno e dell'altro, rischio che a metà del percorso inciampiamo. Quindi sì, selezioniamo i clienti con cui lavorare, solo quelli che si sono resi disponibili a rispondere alle nostre domande e hanno una reale esigenza. Spesso succede che il cliente stesso dice: ah, forse non è il momento. Conoscere ancora una volta quindi fa la differenza. Ascoltare, attenzione, questo tema oggi sta venendo fuori con forza. Ascoltare le reali esigenze, ascoltare i perché, ascoltare i bisogni, i sogni, le paure, non anticipare con le mie idee, ma riuscire ad ascoltare e a far parlare il più possibile l'altro. Questo ancora una volta fa la differenza.
Intanto ci ha risposto Paolo Giacopini, quindi la leggo per completezza rispetto alla domanda di prima e poi passiamo appunto in chiusura. Paolo ci scrive: grazie Paolo per averci risposto. Il cliente che ci critica è un cliente prezioso, che ci sta dando una grande opportunità di miglioramento e crescita. Il cliente difficile è un buon cliente, esigente, che ci obbliga ad essere molto precisi. Il cliente impossibile è un cliente che non si apre e ama la sfida sterile, fine a se stessa. Vuoi dirci qualcosa in più sulla gestione del cliente, in questo caso, che non si apre e ama sfidarti? Proprio con una pillola. Ma a un certo punto si può dire che c'ha ragione lui. ci piace, nel senso non entro, cioè è chiaro, è una risposta che sembra ironica, ma dentro l'ironia nasconde una verità, ovvero non entriamo in conflitto con la persona che non vuole mettersi in discussione. Alla fine nessun imprenditore, nessun professionista perde di valore a voler difendere a tutti i costi la propria verità. Quindi chiaramente sono molto d'accordo con la risposta di Davide Schiavone. Di fronte ad una persona che si ostina a mantenere saldo il suo punto di vista, non mettersi in discussione, a me non interessa che stia sfidando, che voglia fare polemica, a me interessa che probabilmente io in quel momento non sono la professionista giusta per lui, quindi probabilmente ci saranno professionisti migliori. Quindi grazie Davide, ottima risposta. Per fare questo chiaramente ci vuole passione, ci vuole energia. Abbiamo visto prima il sogno, abbiamo visto la capacità di conciliare business e famiglia, ma ci vuole anche coraggio. E parlando di coraggio, se io ti chiedessi, Davide, qual è l'ultima scelta coraggiosa che hai fatto? E ancora una volta voglio lasciare da solo te qui nello schermo a raccontarla. Sorrido perché mi immagino che il caro Daniel adesso stia ridendo. La scelta coraggiosa che ho fatto è stata quella di ricominciare da capo, andando via da una realtà in cui mi trovavo molto bene, andando via a livello abitativo. Quindi la scelta coraggiosa è stata quella di allontanarmi dal mio ufficio, che avevo a 500 metri da casa, e andare a vivere a 60 km da casa, per tenere il famoso equilibrio tra testa e cuore, per mettere la mia famiglia in condizioni di maggior facilità di gestione, non trascurando la città che mi ha accolto tanti anni fa, ma anzi implementando i rapporti, consolidando quelli già esistenti, cercando della nuova forza lavoro e allo stesso tempo, dato che fermo non ci so stare, cercando di sviluppare anche il progetto sulla zona della Romagna. Quindi la scelta difficile, perché non è stata una scelta sicuramente facile, decidere di andare a vivere a Bagnacavallo, che prima 12 anni fa non sapevo neanche dell'esistenza di questa località, ma riprendendo un po' quello che ho detto in precedenza, quando si hanno le idee chiare, si può vivere a Bologna, a Cassano d'Adda, che è il mio paese natale, a Bagnacavallo, in qualsiasi altra località. Avendo le idee chiare si trovano le strade giuste, i percorsi giusti da percorrere. Avendo le idee chiare si trovano le strade giuste da percorrere. E Davide ci dice: non importa dove vivi, importa come ci vivi. Non importa dove sviluppi il tuo business, importa come sviluppi il tuo business. E Davide Schiavone, imprenditore di Le Chiavi di Casa, la società che si occupa di scelte immobiliari, di affiancare le persone nelle proprie scelte immobiliari, Davide ci dice che scelta tra testa e cuore non ci può essere, testa e cuore devono coesistere.
è un bellissimo messaggio, è un messaggio che ci fa vedere ancora una volta la persona dietro l'imprenditore, ci fa vedere quanto sono forti i tuoi valori, ci fa vedere quanto è importante per te affiancare, accompagnare il cliente in quella che è una sua scelta di vita. Francesco Costanzini prima ci parlava di sogni, la materializzazione di un sogno. Le figlie quando ti chiedono: papà, che lavoro fai? Il lavoro che faccio è aiutare le persone a realizzare i propri sogni. Fondamentalmente dietro, dentro questa meravigliosa intervista sta emergendo un mondo fatto non solo della propria capacità di essere professionisti costantemente aggiornati, creando una rete di alleanze, sapendo lavorare con altri imprenditori e con altri professionisti del mio stesso settore, ma anche di altri settori, emerge anche la forza dei valori. La capacità di ascoltare, la capacità di accompagnare. E per chi non lo conosceva e lo sta ascoltando oggi per la prima volta, può vedere e sentire con forza come dalle parole, dal modo di comunicare di Davide Schiavone emerge proprio la tranquillità, la rassicurazione che lui trasferisce al potenziale cliente. È molto bello, Davide, è stato molto bello sentirti. Ci hai sicuramente dato la possibilità di entrare all'interno di un mondo, che è il mondo immobiliare, con forza, ma anche con il tuo sorriso, con la tua energia e con la tua semplicità e purezza. Sicuramente sono azioni vincenti. Io ringrazio tutte le persone che hanno commentato, che hanno scritto, che hanno seguito, ringrazio le persone che stanno guardando questa puntata in differita e colgo l'occasione per chiedere alle persone che ci stanno ascoltando se ci sono argomenti in particolare che vi piacerebbe affrontare nella seconda puntata special che stiamo organizzando per voi. Sabato abbiamo organizzato e tenuto la prima puntata special di Happiness Training, Sguardo al Futuro Interview, è stata tenuta dal punto di vista degli aspetti legali, quindi lo studio legale di Cucci, abbiamo ascoltato gli aspetti e risposto a delle domande che riguardano la sicurezza, la ripresa del mondo del lavoro, gli aspetti collegati, appunto quello che è il mondo legale. Ci piacerebbe approfondire altri aspetti. La seconda puntata special che si terrà fra 2 settimane, sarà sempre di sabato, sempre alle 11. Se ti interessa approfondire qualche argomento specifico, scrivici qui nei commenti oppure scrivici direttamente su marketing@happinesstraining.it. marketing@happinesstraining.it è anche l'indirizzo a cui puoi scrivere se vuoi avere delle informazioni con Davide Schiavone, se vuoi sapere come fa le valutazioni, le chiavi di casa, se vuoi sapere come si muove sul mercato e se vuoi, perché no, verificare che l'ascolto di cui Davide adesso ci sta parlando sia effettivamente un ascolto che lui porta negli incontri con i potenziali clienti. Quindi scrivici, ti metteremo direttamente in contatto con Davide Schiavone. Intanto grazie, siamo arrivati in chiusura, abbiamo fatto quasi un'ora di intervista che è volata, direi Davide, e lascerei gli ultimi minuti ad una domanda che più che una domanda è un'esortazione, cioè mi piacerebbe che tu portassi qui il tuo messaggio agli imprenditori e ai professionisti che ci stanno ascoltando, sia a quelli che in questo periodo sono riusciti con coraggio ad andare avanti, a tenere lo sguardo focalizzato sul futuro, sia a quelli che un pochino di dubbi, di perplessità e di paure le stanno manifestando. E come prima lascio solo a te lo schermo. Allora, intanto, Angela, ringrazio te e tutto il tuo staff per questa ora piacevolissima trascorsa insieme e a chi ci ha seguito. Il messaggio finale, mi vengono in mente 2 cose da dire, Angela, alla fine di questa oretta. Ci sono imprenditori che sono in grosse difficoltà. Mi sento di dire, impariamo a guardare gli altri non con occhi di invidia, ma con la voglia di imparare qualcosa. Impariamo a guardare gli altri chiedendogli un aiuto. Impariamo a guardare gli altri chiedendogli di poter replicare il loro modello vincente. E non con l'invidia di dire lui è arrivato e io sono in difficoltà. Chiediamogli come ha fatto. Sicuramente chi si sente rivolgere una domanda di questo tipo è inorgoglito. E se fatta nel modo giusto, probabilmente anche voglia di aiutare chi magari è in difficoltà.
nel suo settore o in settori completamente diversi. Quindi impariamo, siamo una nazione con un patrimonio culturale che fa invidia a tutto il resto del mondo, ma impariamo a condividere quello che abbiamo imparato a livello di, e non teniamocelo solamente per noi, condividiamo i modelli vincenti per renderli replicabili anche ad altri imprenditori. Chiaro che alla base, nella testa di ogni imprenditore, ci deve essere una cosa, che tutte le mattine prende la penna, un pezzo di carta e si scrive l'obiettivo e se lo mette in fronte o se lo mette di fronte al PC. Perché se voglio correre la maratona e sono sicuro che voglio correre la maratona, poi mi alleno, ma prima devo sapere per che cosa mi devo allenare, poi cercherò un modello di allenamento vincente e replicabile. Quindi i messaggi sono questi due, Angela, mi sento di dire. Molto bene. Condividiamo i casi di successo, ma prima focalizziamo su quello che è il nostro obiettivo. Molto bello, molto bello. Condividi le tue azioni di successo e rimani focalizzato. È stata, Davide, veramente una bellissima intervista. Intanto che stiamo parlando, qui sotto stanno passando delle tue parole chiave, gratitudine e lavoro di squadra. E sta passando anche la frase che caratterizza la tua azienda. Ce la vuoi dire tu direttamente? Vedevo l'ora. Lo di sapevo. Casa per le tue scelte immobiliari. Per chi non l'avesse sentito, riprova ancora, Davide. Adesso imposto la voce seria. Le chiavi di casa per le tue scelte immobiliari. È un modo un po' divertente per salutarci. Io ti ringrazio, Davide, sei stato molto prezioso e sicuramente sono davvero certa che queste tue parole, il modo in cui tu hai trasferito i messaggi, aiuteranno molti imprenditori a rivedere i propri modelli di business e anche a capire la forza e l'importanza delle alleanze, della fiducia, della condivisione e della forza dei propri obiettivi. Davide dice: se hai in mente esattamente dove vuoi andare, non c'è nulla che possa farti paura. Io ti ringrazio ancora, Davide Schiavone. Prima di salutarti, ti chiedo se hai qualcuno che vuoi salutare, che vuoi ringraziare apertamente. Nel frattempo ci arrivano i saluti. Paolo Giacopini, mitico. Maurizio Riguzzi, grazie Davide, è sempre un piacere sentirti e un onore condividere il tempo con te. Paola Grappi, grande Davide, applausi a scena aperta. Quindi prego, intanto che arrivano i saluti. Angela, io saluto tutti i presenti in diretta e i presenti in differita, quindi coloro che avranno possibilità di rivederci più volte, ma principalmente ringrazio te e il tuo staff, è stata un'esperienza molto bella, ti ringrazio per avermi dato questa opportunità. Sei una grande. Grazie Davide e buona serata. Grazie a te, a voi tutti. Ciao ciao. Molto bello ascoltare la voce di imprenditori di diversi settori, con diverse idee, diverse modalità, diversi punti di vista, ma con sempre una grande forza. Oggi, lunedì 18 maggio, abbiamo ascoltato Davide Schiavone, delle chiavi di casa, che ci ha parlato di scelte immobiliari tra testa e cuore. E Davide Schiavone ci ha lasciato con questo bellissimo messaggio finale che è: per mantenere lo sguardo focalizzato al futuro, devi sapere esattamente dove vuoi andare, quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere, persistere, innovarti e saperti fidare degli altri. Solo condividendo e solo sapendo creare una rete valida di alleanze e di partner, puoi cavalcare il futuro e, perché no, trasformarlo. Io ringrazio ancora una volta Davide Schiavone. Con Davide Schiavone abbiamo concluso oggi la nona puntata e quindi l'ultima puntata del secondo ciclo di Sguardo al Futuro Interview. Per chi si sta collegando adesso, Sguardo al Futuro Interview nasce con il desiderio, l'esigenza di condividere gratuitamente le azioni vincenti dei nostri imprenditori italiani di diversi settori, che seguono aziende di diverse grandezze, che hanno diversi modelli di business, e ascoltare attraverso la loro voce
quali sono le azioni che hanno messo in atto da fine febbraio, inizio marzo in poi, che stanno continuando a mettere in atto adesso nella fase 2, che hanno portato loro a restare saldi e motivati nonostante la pandemia e che li stanno portando a costruire, con lo sguardo focalizzato al futuro, dei cambiamenti all'interno dell'azienda, delle innovazioni all'interno dell'azienda e anche, perché no, delle nuove squadre di lavoro. Abbiamo visto e ascoltato imprenditori di diversi settori e questo secondo ciclo apre, chiude le porte, diciamo così, ad argomenti forti dove abbiamo ascoltato valori, dove abbiamo ascoltato energie, sinergie, alleanze. Abbiamo ascoltato le testimonianze anche di partnership che sono nate durante la pandemia. E con oggi vi salutiamo e vi diamo direttamente appuntamento a domani. Domani apriamo il terzo ciclo di Sguardo al Futuro Interview. Per il terzo ciclo di Sguardo al Futuro Interview abbiamo scelto di invitare come apertura un altro professionista che io stimo tantissimo e che conosce anche Davide Schiavone, ed è una persona che si occupa di risorse umane da sempre. È responsabile delle risorse umane ed è capace di vedere e di costruire insieme alle persone, sia della propria azienda attuale, ma sia anche di altre aziende che possono chiedere a lui spunti e consigli, è in grado di costruire della forza, dell'energia, della sinergia e di far emergere, aiutare gli altri ad emergere il proprio potenziale. Domani avremo in apertura per il terzo ciclo di Sguardo al Futuro Interview Maurizio Riguzzi di Atlas, società cooperativa di Bologna e Modena, che ha intitolato l'intervento in modo emblematico. Maurizio infatti ci presenterà "Gestiamo persone, non personale". Quindi vi aspettiamo domani, martedì 19 maggio, sempre alle ore 19, sempre su Happiness Training, sulla nostra pagina Facebook. Restate collegati e scriveteci i vostri commenti. Vi aspettiamo!